qualche unboxing fa avevo aperto la scatola di questo msi pro dp 21 ho scoperto che msi ne ha praticamente 20 versioni diverse intel core i5 intel core i7 ma anche diverse per quanto riguarda le porte qua dietro ma procediamo con ordine nel frattempo opero perché ve lo voglio aprire e lui è un no non lo definirei mini pc quanto più un desktop compatto e secondo me è veramente per Perfetto in ambito aziendale, adesso vi spiego perché, prima di tutto una delle vitine ha il sigillo anti-manomissione, ma se lo aprite e l'espandibilità, ma non solo, anche la manutenzione dentro è una delle peculiarità di questo PC, non si perde la garanzia, a patto di dirlo a MSI, c'è una pagina apposta proprio perché specifica questo, poi, seconda cosa, guardate qua, una o due porte COM a disposizione, proprio in base al modello, porte COM che in ambito aziendale vecchie periferiche, controller, insomma, sono ancora molto diffuse poi il terzo motivo è quello che è molto compatto. Ma parliamo dell'upgrade e ve lo apro in diretta molto molto semplice. Allora, prima di tutto all'interno è modulare, qua vedete lo slot dell'SSD, un M2 da 256 GB, però per cambiarlo o espanderlo semplicemente si può togliere e metterne un altro, ma soprattutto si può aumentare lo storage perché guardate qua, ci possono stare due um, dischi ma anche dischi meccanici non solo SSD perché in confezione ci sono anche questi accessori, questa alimentazione questi sono i cavi che portano i dati vanno collegati a queste porte per andare a mettere degli altri appunto SSD SATA e poi la RAM, ci sono due slot per la RAM, qua installata di serie ce n'è uno slot di dr 4 da 8GB, si può arrivare fino a 64GB di memoria e poi sempre in confezione cosa c'è adesso vabbè lo chiudo così al volo poi gli metto le vitine poi rimetto tutto al suo posto beh a parte una grande ventola che raffredda appunto io ho la versione i5 questo stand che consente di tenerlo verticale ma anche tutte queste vitine e questa piastra lo possono far attaccare In questa maniera qua Basta poi avvitare questa vite E qua ci sono altri viti A qualsiasi supporto standard VESA Quindi anche volendo al retro Di un monitor um, Predisposto Quindi direi a senso, Al volo vi faccio vedere se riesco a montarlo. Le porte, beh, qua questo l'avete già viste: HDMI Display Port. Quindi, possibilità di collegare due monitor e poi quattro USB um, normali. Scriverete 1 Gigabit Microfono Altoparlanti e qua l'alimentazione: alimentatore da uh, 100 Watt, processore 65 Watt. E qua davanti altre quattro porte USB. E anche qua la replica delle porte Cuffia e microfono. Oltre al pulsante di accensione. L'unica critica che mi viene in mente è una Type-C, ce la potevate mettere? Una Thunderbolt? Vabbè, collego tutto e lo proviamo. E voilà: collegato tutto, tra l'altro, a questo monitor, sempre di MSI MD271C. Un po' curvo, molto da ufficio, anche l'altoparlante non potentissimo. Un Watt, magari poi ve lo racconto. Tra l'altro, vi faccio vedere che si può regolare in altezza anche in inclinazione e devo dire che ci sta eh, full hd per quanto riguarda la definizione ma andiamo subito alle prestazioni come vedete sto facendo girare tante tante applicazioni e partiamo subito dall'applicazione più processore centrica Ve lo dico subito, non è un PC nato per fare montaggio video, rendering 3D, non ha una scheda video dedicata, usa quella integrata al processore, però sappiamo che gli Intel di undicesima generazione comunque hanno una buona scheda video eh, integrata, ovviamente l'i7 sarebbe meglio. Io ho in prova la versione i5. L'audio, eh, vi dicevo prima, ce l'ha questo monitor, tra l'altro ha anche l'ingresso, oltre HDMI... Type-C all'uscita per le cuffie, se vogliamo collegarli delle cuffie, due altoparlanti da un watt, un po' così cos'ha, però buona luminosità, bello il fatto che sia semi-opaco la, la superficie del monitor e che abbia un refresh di 75 Hz. E, e niente, come vedete, cioè, alla fine ho avuto qualche difficoltà a provare a rimontare questo video in 4K, ma ce l'ho fatta quindi, full HD si riescono a montare tranquillamente. I 4K, qualche lag, qualche problemino, un rendering abbastanza lento. Vi faccio un esempio: con un i7, ma anche con l'MSI Creator che ho provato qualche tempo fa, un 25 minuti a renderizzare questo video in 4K, con questo PC, e eh beh, ce ne ho messi 46. E bene il fatto che ci sia questa interfaccia di controllo per andare a monitorare l'hardware guardate adesso eh, la cpu vabbè eh, la sto usando poco perché ho messo in pausa premiere guardate appena faccio partire l'anteprima come va subito a 60 80 la temperatura è arrivata fino a 80 gradi poi automaticamente il bios abbassa la frequenza della cpu per mantenerla intorno ai 75 78 gradi non la fa mai andare in throttling questo ci consente comunque di lavorare in multitasking vi faccio un esempio banalissimo allora adesso anzi lo, messo, lo metto proprio sotto stress perché voglio esportare questo file lo esporto ovviamente come sorgente bitrate elevato quindi mettendolo particolarmente sotto stress e mentre lui sta renderizzando adesso vedrete come la si va praticamente al massimo la temperatura si alzerà ma guardate adesso io apro excel un excel Semplice, nulla di eh, trascendentale, e secondo me questo PC è proprio dedicato a un utilizzo office vi ho aperto Word che si riesce a utilizzare tranquillamente e magari in maniera un po' cattivella vi apro anche Chrome con un sacco di tab aperte per esempio come vedete Corriere della Sera che sta ricaricando perché rallida un po' Sky TG24 anche qua sta uh, ricaricando ho messo tutte pagine molto pesanti La Repubblica, La Gazzetta invece leggerissimo andreagariazzi.com guardate come, come vola ovviamente qualche raghettino, ma ragazzi vi ricordo che sotto comunque Premiere Sta, vedete, renderizzando quello che dicevo prima, guardate il tempo stimato 44 minuti e niente. Il computer rimane comunque utilizzabile quindi non si inchioda proprio per il fatto che ha un'ottima gestione termica. Qual è il contro di? Questa, di questa gestione il fatto che le ventole beh, girano sempre un po' altine quando la temperatura inizia ad alzarsi. Per esempio, in questo momento stanno girando a 3000 giri e mi avvicino un attimo, sentite. Non è silenziosissimo. L'aria entra lateralmente, esce da qua sopra. Avete visto la ventola è bella grande, comunque c'è una bella, una bella ventilazione e vi faccio vedere quanto va bene il wifi integrato ovviamente io vi consiglio visto che è un desktop di collegarlo sempre al cavo di rete se potete ma wifi 6 500 megabit per secondo in download l'app non c'entra niente perché è limitato dalla mia uh, connessione fibra e anche il ping è Molto buono, um, cosa farvi vedere? Vabbè, YouTube qua magari vi dico due cosettine su questo monitor che ha comunque un buon angolo di visuale. Io, anche se mi sposto a destra e a sinistra, ovviamente è un IPS, ma non lo vedo benissimo perpendicolarmente. Poi mi sposto e lo vedo male. Sì, lo vedo un pochino più grigino, ma comunque ha un buon angolo anche per quanto riguarda l'asse. Verticale e vi faccio vedere anche due specifiche di questo monitor. Sono queste: tempo di risposta 4 millisecondi. Utilizzarlo per giocare? Sì, magari sì. È un monitor office più che gaming, però questo fatto che sia curvo mi piace perché vi, vi circonda un po' e magari tutto ha più senso se vi parlo di prezzi, perché questo monitor costa 299 euro che per un 27 Full HD con queste specifiche ci sta, ecco l'unica cosa, come dicevo prima, l'audio non mi ha fatto impazzire, mentre per quanto riguarda questo mini PC è disponibile in varie varianti, core i3 core i5 oppure core i7 e costa dai 5 600 euro fino ai 1000 euro della versione più carrozzata quella che ho io è questa costa su amazon 716 euro ci sono tanti uh, altri venditori che trovate sul sito di msi e Qua direi di fare un ragionamento su a chi lo consiglio e a chi non lo consiglio. Tra l'altro vi faccio vedere anche la velocità dell'SSD. Anche qua una velocità media non è un fulmine, non è neanche un SSD super inchiodato. E vi faccio vedere anche come ci sia nella... Nella formattazione di quando vi arriva proprio a casa una eh, separazione dell'SSD in due partizioni C e D, quindi lo stavo consigliando. Secondo me a chi ha poco spazio perché su una scrivania sta decisamente bene. Ad applicazioni particolari, soprattutto B2B, business to business, proprio per le porte com. Vi ripeto che si può avere configurazione o con eh, due uscite video oppure con due porte com. E poi a chi ha già. Un monitor, una tastiera, un mouse e non vuole un portatile e anche a chi non vuole rinunciare magari alla riparabilità semplice e all'espandibilità. Qua, come avete visto, si svitano due viti e si può fare tutto senza perdere la garanzia. A chi invece non lo consiglio? Beh, non lo consiglio a chi vuole lavorare nel silenzio assoluto perché avete sentito, ecco, adesso che ho smesso di renderizzare e comunque sono aperte tutte le varie tab di Chrome, comunque c'è Word, comunque c'è Excel, mi avvicino e è... È decisamente decisamente più silenzioso ma se iniziate a fare cose pesanti inizia a ventolare e poi non lo consiglio a chi fa tanti lavori di grafica tridimensionali creatività montaggio video perché non ha proprio una sua scheda video eh, dedicata con gli 7 comunque secondo me questi lavori sarebbero possibili, ma niente, cioè, secondo me per quei lavori e anche di grafica 3D vedo più un, adatta una workstation. Però per alcuni ambiti, soprattutto anche per la posizionabilità, per il supporto Vesa, ha senso. Un saluto da andreagaleazzi.com.